Ciao a tutti, sono il maestro Alex Doboletta ed eccoci tornati con le nostre partite live. Allora andiamo subito a cercare una partita da 10 minuti e vediamo con che colore giocheremo. Allora, siamo col bianco, abbiamo giocato due partite fino ad adesso, abbiamo visto sempre 4 la parte del bianco, quindi direi di giocare C4. C4 è un'apertura inglese, un'apertura considerata molto solida, come vedete rinuncia allo sviluppo e all'avanzata dei peloni centrali per poter controllare il centro con quello laterale, molto simile, no, al concetto della siciliana. Ovviamente il nero potrebbe giocare E5 al posto che cavallo F6, rientrando proprio nella siciliana a colori invertiti e con un tempo in più per il bianco. Ok, andiamo a vedere i principali piani. Di solito il bianco si concentra sul controllo delle case chiare, quindi potrebbe effettuare uno sviluppo di fianchetto per posizionare appunto l'alfiere sulla grande diagonale. E, il nostro avversario comunque non sta giocando, cioè ovvio, sta giocando in una maniera classica, però sta effettuando un posizionamento anche lui di fianchetto. E questo vuol dire, no, che rimarrà flessibile col centro, probabilmente metterà il pedone in D6 o in D5, a seconda di quello che faremo noi. Con i pedoni in D6 si rientrano in strutture che si chiamano appunto est indiane, mentre con D5 più strutture grunfeld. Allora, qua un fattore importante è decidere o meno se conquistare il centro. Io in questa partita vorrei giocare in maniera un pochino più atipica, quindi andiamo a giocare G3 e aspettiamo a giocare D4, cioè ovviamente G3 non è atipica. Non voglio giocare posizioni principali di est indiano, di grunfeld, appunto dopo D4. Andiamo su G3 per posizionare l'alfiere sulla grande diagonale e giochiamo serenamente a scacchi. Ok, il nostro avversario ha effettuato mosse normali. Proviamo a predisporre uno schema generico abbastanza buono, che è quello con E4, che si chiama sistema Botvinnik. Lascia un po' di debolezza, ad esempio, poi C5 e 5. Nello schieramento del bianco sulla colonna D, ma non è importante. L'idea di giocare 4 è quella di voler giocare con cavallo 2 e, come vediamo dopo, abbiamo entrambe le spinte pedonali D ed F abbastanza semplici, quindi riusciremo a prendere molto spazio. Adesso comunque il nostro principale obiettivo sarà roccare. Abbiamo finito lo sviluppo comunque adesso della re, quindi siamo contenti. Il nostro avversario ora dovrà fare una scelta abbastanza importante: giocarci 5 e 5, aspettare e giocare cavallo d7. Ok, noi abbiamo detto di giocare sereni, magari al contrario che le scorse due partite, proviamo ad essere un pochino più veloci, che siamo andati abbastanza in difficoltà con il tempo. Allora, il nostro avversario gioca c6, quindi probabilmente opterà per una mossa come e5. Una mossa come E5. Ok. Qua possiamo giocare in molti modi. D4 sicuramente l'opzione principale. D4 e 5, però qua giocherei prima una mossa logica a posizione H3. Perché una mossa come H3? Per togliere la casa G4 ad eventuali pezzi del nero. Quanto ad esempio voglio giocare D4 e 5, magari non voglio togliere subito la tensione spingendo, mangiando, ma voglio sviluppare l'alfiere in E3 per difendere D4 e così non mi ritrovo più la mossa cavallo G4. E come vedete adesso potremmo giocare D4 ugualmente, però proprio vorrei predisporre più una posizione inglese, quindi con D3 e C4, no? Quindi assenza dalla casa di 4, e questo è anche un qualcosa di positivo,
non è semplicemente, no? Un fattore di ok, io non spingo in D4, quindi appunto il nero può entrare in C5. È un fattore anche che ho i pedoni C4 e D4 molto più protetti. Allora, qua dobbiamo scegliere il come giocare. Questa struttura è molto flessibile perché ti consente di giocare B4, F4 e quindi di spingere su entrambe le ali. Ora su B4 il suo piano è venire in E6 per consolidare questa casa, che comunque non penso sia male come mossa. B4, cavallo E6, alfiere E3, perché così gliela andiamo ad impedire comunque. Un piano potrebbe essere anche F4, quindi alfiere E3 prima su cavallo E6 F4, che mi sembra la sua oggettivamente, perché se gioca F5 può essere grave, però B4. Quindi, vabbè, facciamo alfiere E3. Più una mossa più tradizionale, no? Mi sviluppo, controllo il centro. Ok, vedete, il nero gioca questa mossa per aver controllo di D4. Vedete, però, si sta un po' arrangiando quei pezzi e per voler giocare F5. Giocherei F4 per iniziare a pensare a cosa fare su cavallo E6, cioè F5 probabilmente, e il discorso è che se dovesse giocare F5, quando si ottengono le posizioni simmetriche del genere, vedete, noi potremmo mangiare perché lui deve rimangiare di torre in F5 o di pedone, quindi si distrugge un pochino o l'arrocco o il posizionamento generale, mentre noi qua mangiamo di cavallo. Ok. Optato per cavallo E6. F5 però viene proprio dal cuore. Occupiamo spazio, prendiamo spazio e successivamente possiamo pensare a cosa fare. Ok, cavallo D4 ce lo aspettavamo. Viene a controllare la casa debole. Adesso a giocare una mossa come G4 per consolidare la posizione, magari riposizionare il cavallo, oppure una mossa come alfiere F2, non mi sembra lenta. Il discorso è che su G4 magari entri in H4, posso fare alfiere F2 dopo, ok? Però non è D2, mi sembra più la sua, no? Idea alfiere H6. Porto in gioco la donna. Idea alfiere G5. Mi piace molto donna D2. Poi magari G4. Idea alfiere G5 su donna H4 che è la donna in trappola. Adesso il suo problema è che questi tre pezzi non partecipano per nulla all'azione, no? Ad esempio, e se giocare così, no? G4, proprio con ovviamente ci siamo messi a pensare perché è difficile parlare e giocare insieme. Comunque abbiamo meno tempo. Il nostro avversario, come vedete, pensa a difendersi in maniera proprio repentina. Ha chiuso a diagonale qua, quindi io questo direi che è un pedone sotto. Mangiamo di cavallo. Non so se magari prima l'intermedia. Sì, forse sì, perché così gli creiamo altri punti di attacco. Sì, io mangerei qua. Ok, però su preso può mangiare nei due. Intermedia, no? Preso in G6, scacco, quindi non possiamo mangiare qua, ci rimangia, quindi dai, mangiamo subito il nostro pedo. Ok, è tornato lì, adesso è venuto in E5, si è sviluppato per fare questo. Adesso noi ovviamente non vogliamo dare questo alfiere sul cavallo, abbiamo tutti i pedoni su bianco, quindi il nostro alfiere che controlla tutte le case scure, io
tornerei in E3. Mangerei adesso in G6. Il problema è che voglio giocare D4 senza farmi mangiare C4. Quindi giochiamo alfiere E3. Alfiere D7. Io giocherei B3 e poi D4. D4, togliamo il centro e alla fine siamo riusciti a guadagnare un pilone e a fare quello che volevamo fare. Prima di qualsiasi azione offensiva, che comunque l'attacco sul re rimane, portiamo in gioco tutti i pezzi, vedete. Qua il mio obiettivo è quello di giocare con anche le torri. Ok, adesso se noi dovessimo attuare la logica di prima, no? A me viene da spingere in H4, quindi donna F2 mi sembra più che logica per spingere appunto in H4. Spingiamo in H4, mangiamo in G5 per poter approfittare, no? Del controllo della colonna H, quindi prima donna G3, andiamo a definire un po' le nostre mosse, anche se ok, qua tra l'altro c'è una bellissima idea tattica, ovvero di posizionare un alfiere qua, no, che è matto. Quindi ad esempio E5 presa cavallo D5 mi sembra la sua, fare qualcosa di davvero grosso. E5, proviamo. L'idea è che ok, mi sembra essere più o meno il momento giusto. Più o meno, ovviamente. È indeciso. F6, probabilmente. Per portare più pezzi. Questo è un principio, no? Essenziale degli scacchi. Il vantaggio può essere mutato. Qua noi possiamo mutare il vantaggio materiale che avevamo in vantaggio iniziativa, si può fare ovviamente anche l'opposto. Allora, qua ho fatto H per G, probabilmente qua ci sono mosse migliori, però come vedete mi ispira a raggiungere una posizione del genere. Adesso, donna D3, più precisa, re G7, non do matto, quindi scacco. Quella. Rischiamo di perdere di tempo perché non riesco a trovare il matto, ragazzi. Prendiamo qua. Neanche succede. Ok, prendiamo qua. Cerchiamo di essere molto veloci adesso. 34 secondi. Torre F5. Proviamo ad entrare. Torre G5. Cioè, pezzo inchiodato. Difendiamo il cavallo. È la torre, scusate. Ho sbagliato qualcosa qua, però faccio affidamento al fatto che potremmo far qualcosa del genere. Appunto, mosse logiche, diamo scacco, neanche capita. Capita che abbiamo fatto una cavolata. 25 secondi. E bam bam, come gioca questo? Come gioca questo? Come possiamo rischiare di perdere uno così? C'è sempre una spiegazione nel mondo. Questo finale, paradossalmente, c'è più chance del medio gioco. Perché? E bam bam, vedi? Vedi. Uppale, però. Non ha imparato qual è la giusta casa per il re. Quindi adesso andiamo a donna. Sì, si è riusciti ovviamente a vincere sta partita. Questo è un. Cioè, ovviamente è vintissimo, però. Dai. Abbiamo vinto con un secondo e due.
Bene, questa ci è andata davvero bene, questa partita abbiamo un po' ladrato, non l'abbiamo ancora fatto, però andiamo a vedere un'analisi, qua di sicuro avremmo potuto ottenere molto di più e non siamo riusciti a farlo. Qua la posizione è vinta, dopo H4, che è A4, G3, RF7, qua abbiamo sparato i pedoni, come vedete E5, va bene. F per F6, ecco, F6 forse è stata un po' esagerata, però capiamo il concetto, no? Abbiamo aperto i pezzi sull'arrocco, magari appunto queste sono mosse rischiose, ma anche giusto per farvele vedere, guardate le frecce dei nostri pezzi, quanto sono influenti, no? Nella zona proprio in cui è presente il re avversario, quindi questo doppio sacrificio ovviamente non ce n'era bisogno e dopo magari ci siamo incasinati proprio con il trovare le mosse giuste, ad esempio qua mettere la donna sull'H, ok, avevo capito, ma si è fatto un raccordo. Ah, ok, c'era un'inchiodatura facilissima che ovviamente ho missato. Qua ho iniziato a dare scacchi senza senso e adesso la posizione, come vedete, addirittura si è incasinata. Dopo torre G5 vado a star peggio, ma con poco tempo, non mi accorgo neanche di E5, proprio ho giocato male in zainot e qua pensavo ci fosse qualcosa, ma le inchiodature sono troppe e dopo per fortuna è entrato in questo finale e lui ha sbagliato subito e ho messo il promover F3, però si è preso questo dubbio. Bene, benissimo, e poi abbiamo vinto con poco tempo. Ok, e vi ringrazio a tutti per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Grazie, ciao.